Potevano mancare gli over 3 e mezzo nel nostro ranking, nel nostro trittico di video. Abbiamo fatto l'over 1 e mezzo, l'over 2 e mezzo, l'abbiamo ampiamente visto e vediamo oggi l'over 3 e mezzo, le statistiche di tutti i campionati nel mondo della stagione 2019-2020 sino alla data 4 novembre 2019. Alcuni campionati hanno appena iniziato, come ad esempio la Nuova Zelanda, altri praticamente sono sull'uscio d'uscita, come l'India, però fondamentalmente queste sono le statistiche che riguardano la stagione in corso su tutti i paesi da dove è stato possibile prendere e raccogliere le statistiche. Allacciate le cinture, si parte con la Nuova Zelanda all'80% dopo 5 giornate. Giocate di over 3,5 in tutte le partite. Hong Kong 2 al 56%, al 51%, l'Austria al 50%, il Lussemburgo al 46%, l'Irlanda del Nord, l'Olanda al 45%, Emirati Arabi Estonia 2 al 44%, Slovenia Austria 2 al 43%, al 42% la Qatar e Slovenia 2, Finlandia 2 al 41%, Svizzera, Singapore, Bolivia, Olanda 2, Svizzera 2 al 40%, Stati Uniti 2, Bielorussia 2, Repubblica Ceca 2 al 39%, al 38% la Germania, Estonia, Islanda, Germania 3, Belgio, Danimarca 2, Malta, Islanda 2 al 37%, 36% per la Thailandia, al 35% Stati Uniti, Galles e Slovacchia 2, la Scozia, la Cina, Malesia, Germania 2, Norvegia 2 al 34%, Grecia, Iraq, Irlanda 2 al 33%, Inghilterra, Italia, Norvegia, Repubblica Ceca, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia, Costa Rica al 32%, India, Cipro, Lituania, Scozia 2 al 31%, Romania, Messico, Paraguay, Uruguay, Honduras, El Salvador, Arabia Saudita, Corea del Sud 2, Inghilterra 4 al 30%, Turchia, Cile, Serbia, Indonesia, Turchia 2, Perù 2 al 29%, Almeria, Svezia 2, Ungheria 2, Inghilterra 3, Spagna 4 al 28%, Croazia, Perù al 27%, Portogallo, Ucraina, Venezuela, Giappone, Egitto, Kazakistan, Croazia 2, Ucraina 2, Bulgaria 2 al 26%, al 25% troviamo la Svezia, Danimarca, Bielorussia, Lettonia, Polonia 2, Giappone 2 al 24%, l'Ecuador, Spagna 2, Inghilterra 2 al 23%, Finlandia e Portogallo 2 al 22%, Francia, Polonia, Bosnia, Albania, Corea del Sud, Romania 2, Cile 2 al 21%, Spagna, Guatemala, Russia 2, Colombia 2 al 20%, Argentina, Irlanda, Canada, Australia, Giamaica, Spagna 3, Italia 3. Al 19% Brasile, Colombia, Israele, Iran, Belgio 2 al 18%, Russia, Panama, Italia 2, Argentina 2, Uruguay 2 al 17%, Mozambico, Algeria, Albania 2 al 16%, Moldavia, Italia 2, Francia 2, Francia 3 al 15%, Sudafrica, Azerbaigian, Ecuador 2 al 14%, l'Angola al 13%, la Tunisia al 12%, la Nigeria, il Ghana all'11%, la Grecia 2. Tra i campionati maggiori, quindi troviamo un'Austria dove si segna veramente tantissimo nella Bundesliga austriaca, siamo al 51%, più della metà delle partite terminano con almeno 4 gol. Molto ben messa ancora una volta l'Olanda al 45%, quindi quasi la metà delle partite terminano con almeno 4 gol. Un poco più giù la Svizzera al 4%, quindi 4 partite su 10 terminano con almeno 4 gol, questo mediamente parlando su tutte le partite che si sono giocate, quasi 4 partite su 10 in Germania, in Belgio il 37%, quindi stiamo parlando di una percentuale che ci narra circa 7 partite su 20 che terminano con 4 gol. Così come in Scozia, poco più giù la Grecia, l'Inghilterra e l'Italia siamo a 32 partite su 100 per semplificare al massimo fino a questo momento che sono terminate con almeno 4 gol e scorrendo la grafica andando più giù troviamo il Portogallo e l'Ucraina al 26% e ancora più giù la Francia, la Polonia
e la Spagna al 21%, appena davanti all'Argentina al 20%, il Brasile al 19%, quindi in Spagna non si segna tantissimo, mediamente parlando, quantomeno non ci sono tante partite dove abbiamo diversi gol, come invece accade in Germania, in Olanda. C'erano voluti 4 minuti ieri a Cristiano Ronaldo con un gol, poi 7 di minuti a Ciro Immobile per sbloccare la situazione tra Lazio e Celtic, partita sul correct score, circa euro più, euro meno, che arrivano dall'esito finale favorevole al 53. Non sarà l'unica bancata che andremo a fare con Sevilla Levante. La prima bancata è quella a quota 1,53, anzi a 1,49. Le quote corrono molto velocemente e quindi più bassa la prendiamo, meglio è per tutti. Avanti a pochissimo dal termine. Tra pochissimi istanti andiamo a rivedere l'azione che ha portato al vantaggio gli andalusi increduli. I valenziani fa festa e ne ha ben donde il pubblico di casa. Un'azione perfetta della domenica alle 21 di Liga tra Sevilla e Levante. Il guadagno è del 90% rispetto al potenziale guadagno che c'era in fase iniziale, molto superiore, quasi il doppio, riusciamo ad arrivare a circa 90 euro di profitto tra Sevilla e Levante, quindi va molto più. Minuto numero 24, il Madrid si conferma avanti, il gol, come detto, messo a segno da Vinicius Junior, un Madrid che ha sempre faticato in modo particolare a Vigo e per il momento sta gestendo una buona partita con la possesso palla a favore della Celta, Celta che però non ha ancora tirato in porta, e andiamo a vedere effettivamente le statistiche su Bet365.